David Abbigliamento, nuova inaugurazione, nuovo punto vendita. Questo pomeriggio ci troviamo ad Avellino, dove tra pochissimo ci sarà anche Francesco Monte con noi. Nel frattempo dietro di me un bel po' di gente pronti, carica appunto per lui. Restate con noi, restate in contatto, a voi il servizio. Amici di contatto, David Abbigliamento, dopo Caserta, arriva anche ad Avellino, nuovamente insieme ai due proprietari. Alfonso, buonasera, ben ritrovati in contatto. Ciao, ciao, ciao. E con Lara, la moglie, buonasera. Ciao, buonasera. So che tu non vedi l'ora che arrivi appunto Francesco Monte, che tra pochissimo sarà qui con noi. Hai visto quanta gente che c'è qui fuori? Sì, sono venute molte persone, lo stiamo aspettando. A te fa piacere la presenza di Francesco Monte, sei anche un po' emozionato, ammettilo. È normale. Tu segui spesso uomini e donne. Sì. Adesso parliamo un po' con Lara. Mia cara Lara, io non mi sono permesso di dirti nulla inerente a Francesco Monte, perché già so che anche tu impazzisci per lui, anche tu una fans scatenata. Però voglio capire, ci troviamo ad Avellino Centro, sì. Via Carlo del Balzo, via Sonacello. Ecco, quindi è una piazza importante. Importante ad Avellino, è molto concentrata. Ecco, e invece per quanto riguarda contatti Facebook, so che c'è una pagina, un profilo. Sì, abbiamo il profilo su Facebook, David Gruppo. Perfetto, invece per quanto riguarda le promozioni, so che in realtà tutto l'anno siete. Abbiamo prezzi molto bassi, quindi tutto l'anno stiamo in promozione, vendiamo maglie a partire da 3 euro, bigiotteria, borse, scarpe, un po' di tutto. Ci troviamo ad Avellino, ricordiamo nuovamente l'indirizzo. Via Carlo del Balzo, Piazza Macello. E noi restiamo in contatto, vieni anche tu Alfo. Vai, contatto. Allora, guarda chi è venuto qui per te, un uomo storico di Napoli che ha fatto la storia di Napoli, di Via Marina, Enzo Del Ciottolo. Guarda qua, direttamente da Napoli per te. Buonasera Enzo. Buonasera a tutti gli amici di contatto. Chiaramente non potevamo mancare con l'invito di Alfonso, uno degli imprenditori di grido della Campania nel settore, il leader diciamo in questo settore. Una splendida festa, location stupenda, grande, grandissima, tantissime persone, tantissime ragazze. Forse siamo qua perché lo vogliamo dire, una chicchetta. Forse ci sarà una piccola fusione qui ad Avellino con questo grande imprenditore della zona. Forse si sposeranno i due progetti, David e Ciottolo. Penso di sì. Chiaramente i numeri uno vanno con i numeri uno. Alfonso è il numero uno in questo settore. Visto che si parla di numeri uno, contatto televisione, la TV ufficiale sia del Ciottolo che di David Abbigliamento. Prima o poi Enzo vi ha svelato questa chicca, che sicuramente ci sarà questa fusione. Prossimamente vedremo un po' cosa combinerete insieme. Chiaramente combineremo cose grandi come la festa di stasera, questa location, non lo so, guardatevi le immagini, stileranno almeno 3-4 mila ragazze. Almeno 3-4 mila ragazze, strepitoso. Per chi ci manca, chiaramente, ragazze, vi siete persi una bellissima festa. Ecco, guardate le immagini e godete, è l'unica cosa che vi possiamo dire. Noi sicuramente ci rivedremo prossimamente per questo nuovo progetto, ma nel frattempo restiamo in contatto, così. Un salutone contatto. A tutti, contatto. Cioè, avete stappato, fate il brindisi senza lo stappo della bottiglia. Signori, signori, deliziatevi l'immagine. Una marea di ragazze, tutte per questa location strepitosa, ultra innovativa, con dei prezzi eccezionali. Guardate che è successo. David Abbigliamento. Guardate che succede. Ce l'abbiamo fatta, brindate. È per lui, è lui colpa. È Alfonso. Alfonso, colpa sua.
quindi non ci troviamo solamente qui ad Avellino, ma anche in un altro posto, sempre ad Avellino, in via Torrette di Mercogliano. A Mercogliano? Sì, a Mercogliano. E invece il mese prossimo ci sarà un party David Abbigliamento, in quale location? Sì, a Casavulla Caserta. Con Giuseppe? Con Giuseppe Zenno. Detto? Detto Omari. Bravissima, del clan dei camorristi. Noi restiamo in contatto, così. Ok. Contatto. Contatto. Io vorrei vedere qualche maglioncino per me, non lo so, qualche giubbino, mi fai vedere un po' nel zero del negozio, vediamo un attimo. Però nel frattempo, non so se tu le hai viste le modelle, le ragazze che dovevano ballare. Giro, ah, modelle. stanno in giro. Io mica le ho viste. Vabbè, avviamoci di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Fammi vedere, mi sa che anche per esempio quelle magliettine che stanno, le viste? Sì, dove sì, stanno qua. Stanno ecco. Ecco che fine hanno fatto le nostre modelle e le nostre ballerine. Ecco che fine hanno fatto le nostre modelle e le nostre. Dico io, no, ma voi non dovevate lavorare? Non potevamo resistere. Sì, vabbè, va, continuate. Vabbè, noi restiamo in contatto, va così. Contatto. Carino designer, colui che ha creato l'intero negozio, che ha curato tutto nei minimi particolari, il nostro caro amico Tiziano. Buonasera. Buonasera a voi, salve. Come va, tutto bene? Tutto bene. Complimenti per l'arredamento, ma una domanda che ti voglio fare. Sì. Quando sei entrato in questo negozio, vuoto, senza nulla, la prima cosa che hai pensato? Ma la prima cosa che ho pensato è che doveva venire in linea con quelli che già aveva lui, quindi importante è soprattutto di effetto per i giovani. Quindi abbiamo fatto un buon risultato e colori molto giovanili, poi è uno studio dell'immagine che lui già aveva e abbiamo fatto questo lavoro in meno di un mese. Perfetto, grazie mille. Così, contatto, metti il tuo contatto. Devi sapere che molte delle tue fans già da questa mattina alle 11 erano qui fuori al negozio. E aspettavano chi? Te! Dalle 11 di questa mattina, assurdo, guarda veramente, Alfonso, lui è il proprietario, nel frattempo vi ripresento anche in diretta, Francesco Monte. Allora, invece lei è la moglie, un'altra tua fan scatenata. Ci siamo presentati. Volevi chiedergli qualcosa? Complimenti, vabbè, per tutta la palla che hai portato, tutte le ragazze. Grazie a voi per avermi invitato stasera. Se gli vuoi dare un bacetto glielo puoi dare, se gli vuoi dare un bacetto, eh? Vedi, mentre lui è distratto, invece c'è qualcosa che vorresti chiedere a Francesco? No, vabbè, comunque lo ringrazio tanto. Vogliamo far arrivare la torta così facciamo il taglio in diretta? Sì, adesso. Nel frattempo noi restiamo in contatto, così. Mettete il vostro dito. Contatto! Ciao, 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 contatto! Ci vediamo da David ad Avellino! Ciao, contatto! Ci vediamo da David ad Avellino! Ciao, contatto! Ci vediamo da David Abbigliamento! Ciao, contatto! Solo contatto! E con questo taglio si inaugura ufficialmente David Abbigliamento ad Avellino. Contatto! Per questo appuntamento è veramente tutto, da David Abbigliamento Avellino, grazie mille amici per averci seguito, mi raccomando visitate il nostro sito ufficiale www.contattotelevision.tv e aggiungeteci su Facebook Contatto Television Napoli 2 perché il primo è pieno. Ciao a tutti da Tarcisio Suarez, Nick Paino e Armando alla regia, al prossimo servizio, nel frattempo restate in contatto.